Ieri erano gli angeli della pandemia, chiamati a gestire l'emergenza Covid con un prezzo altissimo anche in termini di contagi. Oggi invece rischiano di diventare i disoccupati di domani se non si provvederà al rinnovo dei contratti in scadenza e alla stabilizzazione dei precari. Sono gli OSS, operatori sociosanitari della ASL 2 di Lanciano Vasto Chieti, che supportati dai sindacati si sono riuniti in un presidio davanti al palazzo della direzione dell'azienda sanitaria del capoluogo teatino per denunciare la carenza di personale che affligge l'ASL 2, come spiega Giuseppe Rucci, segretario della funzione pubblica CGIL di Chieti. Nonostante il Covid, nonostante ci sono stati precari che hanno combattuto a mani nude il Covid, oggi rischiano di essere disoccupati alla fine di settembre, poiché l'ASL 2 ritiene di non prorogare in via del tutto eccezionale i contratti a termine. E l'altra follia che il Covid non ci ha insegnato è che ad oggi addirittura non si tiene conto della carenza di personale, ma addirittura si mettono in contrapposizione precari e idonei, cosa inaccettabile. Se non ci saranno poi le risposte, ma cosa pensate di fare? Allora, innanzitutto questo è soltanto un primo momento di mobilitazione che noi porteremo avanti fino a settembre, poiché riteniamo che sia una follia non rispondere alle richieste legittime che gli operatori e i sindacati stanno facendo. A preoccupare però non è solo la mancanza di OSS, ma anche l'infausto scenario di una possibile disoccupazione per 150 lavoratori precari se l'ASL 2 non provvederà a prorogare i contratti in scadenza il 30 settembre. A parlarne al TG8 è Romeo Pasquarelli dell'Unione Sindacale di Base per Abruzzo e Molise. Si è creata una situazione veramente assurda, perché sono lavoratori che per pochi giorni, poche settimane non raggiungono la soglia di 18 mesi e rimarranno fuori, quando ci sono altre ASL rispetto alla ASL 2 che hanno affrontato la situazione in maniera diversa e hanno fatto una proroga dei contratti a lavoratori che sono nelle stesse condizioni per permettergli di raggiungere quel limite di 18 mesi che consente loro di essere stabilizzati. E quindi in questo caso rischiamo di avere 150 disoccupati? Assolutamente sì, c'è questo rischio, perché con i loro contratti in scadenza, chi ha pochi giorni, chi ha poche settimane o pochissimi mesi dalla soglia di 18 mesi si ritroverà a casa e non avrà più il diritto di essere stabilizzato come prevede la legge. Al presidio dei lavoratori OSS ha preso parte anche il NURSIND, che con Vincenzo Pace spiega che siamo in carenza comunque, perché il numero di OSS, ci sono moltissimi reparti dove sono ancora in numero insufficiente per garantire quella corretta assistenza. È vero che ci sono state tante assunzioni, tante stabilizzazioni, ma veniamo da 10 anni di gravissime carenze e non ancora riusciamo a colmarle del tutto. Quindi non intendiamo assolutamente metterci in contrapposizione con gli idonei e con le loro legittime aspettative, ma chiediamo altrettanto che anche gli stabilizzandi dovrebbero essere stabilizzati per preservare la continuità assistenziale.